Quando lo dico io,
piace farli aspettare, David. Così sudano. Che poi è anche una fortuna con questo clima, non ti pare? Io credo che il signor Rhodes sia arrivato, maggiore. Non mi vuole chiamare Steve. È di un formalismo. E poi le piacciono i fiori, le poesie e Beethoven. A te piace Beethoven? Sì, già. Ti ho visto fare una faccia strana quando ti ho minacciato di farti sentire il vecchio bastardo. Come niente, ammiri i musicisti. Alcuni. Non farlo. Che cos'è che non dovrei fare? Questa è un'investigazione criminale, David. Siete. Beccamorti, musicisti, avvocati, notai, impiegati, sono tutti uguali. Io ho visto Bergen-Belsen in lager e so di cosa sto parlando. Con i miei occhi ho visto delle cose che... Tu lo sai di cosa sto parlando, David? Sì. Allora, pensa ai tuoi genitori e non pensare ai musicisti. Dobbiamo stare addosso al pezzo grosso. È lui che dobbiamo inchiodare. Lo sai come lo chiamo io, David? Io lo chiamo pezzo di merda. Li chiamo tutti pezzi di merda. Il capitano Greenwood dice che non è facile trovare elementi concreti contro di lui. Ne parliamo dopo che abbiamo sentito questo rumore. Ti spiego come funziona. Lo show è mio, sono io che faccio le domande. Se vuoi fare una domanda tu, alzi un dito senza che lui ti veda e ti faccio sì o no con la testa. È chiaro? Sì. Ti spiego la mia tecnica. Per prima cosa io spiego sempre agli stronzi perché sono qui. Poi faccio sempre e soltanto due domande. La prima è la prima cosa che mi viene in mente. Come stai? Hai abbastanza da mangiare? Cose così, molto cordiali. Poi numero due dico, dal tuo questionario risulta che non sei mai stato iscritto al partito. Assolutamente, io mai stato iscritto al partito. Allora aspetto, non dico niente e aspetto. E loro parlano. Oh, sentissi come parlano e ti dicono che tipo meraviglioso era il maestro di banda, come sfidava Herman e Joseph. E poi ci infilano sempre la storia della bacchetta. Com'è la storia della bacchetta? Quanti ne ho interrogati, Amy? 28. Quindi questo qui, questo... Helmut Rhodes. Sarà il 29esimo. Tu sentirai la storia della bacchetta per la prima volta, io per la 29esima. Ah, poi riescono sempre a scoprire il cognome della nostra Amy. Straub. Parente di Joachim Straub? Mio padre, dice Amy. Ah, un grande uomo, un vero eroe. Capisci, David? Quello che cercano di fare è coprire di rose il maestro di banda nella speranza di uscirne fuori anche loro tutti profumati. Ma è difficile avere un buon odore quando si è strisciato nelle fogne. Io prima della guerra ero nelle assicurazioni, controllavo le denunce. Tu che facevi? Insegnavo in un college. Cosa? Storia. Ah, storia. Beh, ci vuole una bella memoria per la storia. Tutti quei nomi, quelle battaglie. Hai una buona memoria tu? Non male. Io ho una memoria straordinaria. Mi ricordo tutto, quella che chiamano richiamo totale. E la vita è una maledizione, ma nel mio lavoro era molto utile. Assicurazione. Mi insegnò tutto un certo duo d'ordine. Era un tracagnotto piccolo, invadente e tenace. Accidenti se era tenace quello lì. Lui mi ha insegnato a cercare quella che lui chiamava testimonianza ripetitiva. Perché 99 volte su 100 nasconde un complotto per truffarti. Tu pensi che le testimonianze di un'intera orchestra possano essere concertate? Non lo so, immagino sia possibile. Sì, è esattamente quello che penso anch'io. Va bene, Amy. Fai entrare questo rode. David, tu mettiti in piedi, lì. Ricordati, due domande e poi aspettiamo. Il signor Helmut Rhode. Siediti, Voglio che ti sia ben chiaro il motivo per cui sei qui. Questa è un'indagine preliminare su Wilhelm Furtwängler, già consigliere privato di Prussia. Escluso automaticamente dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 24 del Consiglio di Controllo, il quale ha fatto domanda per presentarsi davanti al Tribunale degli Artisti della Commissione di Denazificazione. A noi interessa sapere che cosa ha fatto dal 1933 alla fine del guerra. È chiaro? Sì. Ho qui il tuo questionario. Helmut Alfred Rhode, secondo violino, orchestra filarmonica di Berlino dal 1935. Che cosa significa secondo violino, Helmut? Significa che non ero abbastanza bravo da essere il primo violino. Badi però che anche per essere soltanto un secondo violino ai filarmonici di Berlino bisogna essere piuttosto bravi, anche se non lo vedo io. E dal tuo questionario risulta che non sei mai stato iscritto al partito.
Io? No! Mai! Mai! Io li odiavo, credetemi, vi prego. Lo so che oggi tutti dicono di non essere mai stati nazisti, ma nel mio caso è vero al 100%. Io sono cattolico, sarebbe stato totalmente contrario alla mia coscienza. È difficile far capire com'era il terrore. Questo provavi dalla mattina alla sera, anche la notte, mentre dormivi ti sentivi addosso il terrore. All'inizio quelli fra noi che si opponevano naturalmente lo facevano in modo molto più aperto, sì, dico, nel 33, 34. Se ripenso a quello che facevo io allora, mi vengono i brividi. Raccontavo barzellette, mio Dio, barzellette contro Hitler. Ero famoso per le mie barzellette contro Hitler. Questa, per esempio, all'epoca circolò moltissimo. Due vecchi ebrei, uno dice all'altro, ho due notizie da darti, una buona e una cattiva. Dammi prima quella buona, Hitler è morto. E la cattiva? Non è vero. questo è il genere di barzellette che raccontavo io. Ma voi volete sapere del dottor Furtwängler, eh? Ah, sicuramente il dottor Furtwängler è una delle persone più coraggiose che io abbia mai conosciuto. Quanto al fatto poi che per noi musicisti fosse un dio, questo è vero al 100%. La mia opinione personale, anche se è soltanto un secondo violino, sì, è che lui sia il più grande direttore d'orchestra vivente. Io non ho mai suonato con Toscanini, ma ho ascoltato i dischi, no, no. L'emozione non è la stessa. Toscanini è un metronomo, Furtwängler è un artista. No, no, no. Indubitabilmente Wilhelm Furtwängler è un genio senza pari. È vero che lo interrogate oggi, perché a Berlino circola un sacco di voci, se ne sentono dire tante. Il maestro ha fatto di tutto per alleviare il terrore di questi tempi terribili. Chi avrebbe potuto fare di più? Ho una cosa che potrebbe interessarvi, sì. Un episodio importante. Il concerto di Natale a Berlino del 1935. Un concerto di beneficenza, interamente dedicato a Beethoven. Improvvisamente giunse la notizia che sarebbe arrivato Hitler in persona. Il maestro, vi potete immaginare, andò su tutte le fughe. Dalla rabbia, pensate, spaccò perfino lo specchio che aveva in camerino. Per forza, non poteva farci niente. Mica poteva dire a Hitler di non venire. Voi capite, no, qual era il problema? Il saluto. Il maestro si era sempre rifiutato di fare il saluto nazista. Ma quella sera come avrebbe potuto evitare di fare il saluto del diavolo con Satana in persona lì, seduto in platea? E sapete chi trovò la soluzione? Io. Gli disse, maestro, ma perché non entra con la bacchetta nella destra? Sicuramente Hitler sarà lì, seduto in prima fila. Se lei alzasse la mano con la bacchetta nel pugno per fare il saluto, sembrerebbe che volesse cacciargliela in un occhio, no? Il maestro mi fu veramente gratissimo. Entrò, fece soltanto un rapido inchino e poi si volse verso di noi e chiede l'attacco per l'inizio. E poi vorrei farvi una confidenza, sì. Perché alla fine di quel concerto ho commesso un'azione vergognosa, sì. Ho rubato quella bacchetta. In ricordo di un grande atto di coraggio. E ce l'ho ancora, avrei potuto portarla qui per farvela vedere. Oh, la bacchetta del maestro. Lui ha un modo di dirigere completamente eccentrico. Ondeggia, tentenna, sussulta. Dio solo sa quando è il momento in cui devi fare la tua entrata. E difatti, gli altri orchestrali mi chiedevano sempre, ma come fate a capire quando è il momento di dare l'attacco al primo accordo dell'eroica? Semplice, dicevo io. Quando la bacchetta passa davanti al terzo bottone del frac.
ma spero di non andare troppo veloce per lei, Fräulein. Straube. Straube? Parente del colonnello Joachim Straube. Mio padre. Sono veramente onorato di essere qui di fronte a lei, Fräulein Straube. Suo padre è stato un autentico patriota. Riposi in pace. No, no, io voglio dichiarare ufficialmente che Wilhelm Furtwängler non ha mai servito il regime. Se poi mi consentite una breve digressione filosofica, per quel che può valere, io sono soltanto un secondo violino. Furtwängler rappresenta un simbolo per tutto il mondo di quanto di più grande vi è nella musica, nella cultura. I nazisti avevano bisogno di lui, ne avevano bisogno per rendersi rispettabili. Sì, Dale, hai una domanda per Emma? Sì. Esiste una fotografia del dottor Furtwängler che stringe la mano a Hitler. Lei come se lo spiega? Ah, sì, fu in occasione del concerto di cui parlavo prima. Quello con l'episodio della bacchetta. Come ho detto, Hitler era lì, seduto in prima fila. Appena terminata la musica, si alzò all'improvviso e si diresse rapidamente verso il podio. Tese la mano al maestro. Il maestro la strinse. Cos'altro poteva fare? Io c'ero. Era impossibile evitarlo. Naturalmente, un gesto studiato, niente affatto spontaneo. Allora avevano bisogno che il maestro stesse dalla loro parte, si capisce, no? E difatti c'erano già lì pronti i fotografi a scattare e il maestro dovette stringere la mano a Stefano. Tutto qui. E non è vero che noi suonammo per il compleanno di Hitler a Berlino nel 42. Suonammo, sì, ma la sera prima. E in questi casi il maestro, quando voleva evitare di dirigere, si faceva diagnosticare dai suoi medici la spondilite, un'infiammazione qui delle vertebre del collo dolorosa e comune fra i direttori d'orchestra, ma quell'anno Goebbels arrivò dai medici prima di lui e non ci fu niente da fare. Ma lo sapete che il maestro un anno fa, sì, poco prima che finisse la guerra, è dovuto fuggire e rifugiarsi in Svizzera perché aveva sentito dire che la Gestapo stava per arrestarlo. E stiamo parlando di un uomo onesto, di un uomo buono e probabilmente del più grande direttore d'orchestra vivente. Signor Rode, lei è entrato a far parte della Filarmonica di Berlino solo nel 1935. Dove era? A Mannheim. Ma nel 35 qui ai filarmonici di Berlino si liberarono parecchi posti. Io ho fatto un'audizione. Ad ogni modo il maestro si è battuto per mantenere il più a lungo possibile i musicisti ebrei nell'orchestra. E anche la sua segretaria, Berta, era ebrea e lui si appoggiava moltissimo a lei. Alla fine della guerra aiutò anche lei a... Helmut, conosci Hans Hinkel? Se conosco Hans Hinkel. Te l'ho appena chiesto. Se conosco Hans Hinkel. La domanda a quanto pare la capisci, eh? Che ne diresti di rispondere? E come facevo io a conoscere una persona simile? Hans Hinkel era il Ministero della Cultura, lui. Io non potevo conoscerlo. So quello che sapevano tutti, sì, che stava raccogliendo un archivio. Documenti, fascicoli. Lei sa cosa contiene quell'archivio maggiore? Stavo proprio per chiederti lui. E lo devo sapere io, ma come faccio a saperlo? No, l'unica voce che mi è arrivata è che, sì, che era pieno di lettere dove si giura fedeltà al regime, tutto qui, ma se posso dire un'opinione personale, per quel che può valere l'opinione di un misero secondo violino, Hans Hinkel era un funzionario di livello molto basso, nel suo archivio non potrà esserci niente di interessante. Va bene, puoi andare. Tutto qui. Sì, fila via, Helmut. Maestro. Faggio, è qui. Siediti, mi faremo aspettare anche voi. E così, David, anche tu adesso sai la storia della bacchetta. Sì. Beh, ma ha ragione il capitano Greenwood, se parliamo di elementi concreti. Emi, cioè... per piacere, ci puoi prendere del caffè, grazie. Lascia che ti dica una cosa. Le prove più o meno concrete non importano, perché ho una domanda a cui non sarai in grado di rispondere. Una donna segretata, dottor Furtwängler, è una vergogna! Chi comanda qui? Devo vedere chi comanda! Esca subito lei, ma chi diavolo crede? Non avete idea di chi c'è seduto qui fuori? Seduto qui fuori c'è Wilhelm Furtwängler! Emmy, chiama la centinella! Siete pazzi! Non potete fare così! David, ferma!
Non sapete quello che fate, non potete fare questo! Non potete! Chiedo scusa. Quando l'ho visto ho perso il controllo. Mi è uscito tutto quello che avevo nella testa. Perché non si calma un attimo? Si siede. No, no, io le devo parlare. Comanda lei qui. Lei chi è? Mi chiamo Tamara Sachs. Ma non è quella che doveva venire alle due? Si sieda, signorina Sachs. Signora Sachs, ho una cosa importante da dirle su Wilhelm Furtwängler. Bene, si sieda, signora Sachs. Emmi il caffè. L'avevo già detto a Wiesbaden, avevo detto che dovevo dirlo a voi. Poi ho saputo che lo interrogavate oggi. Ho delle prove da esibire. Va bene, però aspetti che torni la mia segretaria in modo che possa prendere appunti. È che sto cercando la prova che mio marito Walter Sachs sia esistito. Il dottor Furtwängler potrebbe fornire quella prova. Dall'alba che aspetto. Poi quando l'ho visto, in carne ed ossa, ma non può entrare anche lui? Signora Sachs, suo marito era amico del maestro? No! Mio marito Walter Sachs era il più promettente pianista della sua generazione. Allora forse erano colleghi? No! Il punto è proprio questo. Il dottor Furtwängler mi ha parlato e vuole sapere quanto tempo dovrà aspettare. Posa il caffè, Emmy, poi torna di là e digli queste parole precise. Lei aspetta qui, fino a quando il maggiore Arno non sarà pronto a riceverla, oppure fino a quando l'inferno non sarà coperto dai ghiacci. Dipende da quale dei due ci mette più tempo. Hai capito bene, Emmy? E non cambiare una sola sillaba. Hai capito? Non può entrare, per favore! Va bene, Tamara, sentiamo quello che ha da dire. David, te ne puoi occupare tu, io sto qui e ascolto. Qualsiasi cosa vorrà dirci, signora Sachs, sarà ritenuta confidenziale. Ma io non voglio che sia ritenuta confidenziale! Voglio che lo sappia tutto il mondo! Quando le ho chiesto se suo marito e il dottor Furtwängler erano colleghi, lei mi ha detto, no, il punto è proprio questo. Che cosa voleva dire esattamente? Ora non mi ricordo che cosa volevo dire. Mi è uscito dalla mente. Ho una lista qui. Perché ho portato questa lista? Forse sarebbe più utile se io le facessi qualche domanda. Io credo che il dottor Furtwängler sia il solo uomo che possa darmi la prova che mio marito sia realmente esistito. Ma com'è possibile? Non sto bene. Ormai è da qualche anno che non sto bene. Dopo che presero Walter, eravamo a Parigi all'epoca. Tornai qui per stare vicino a mia madre, che era rimasta sola dopo la morte di mio padre. E sto cercando di tornare in Francia, ma le autorità francesi non mi aiutano. Voglio morire a Parigi. È il solo posto dove siamo stati felici. Perché non ci dice dove sta adesso, Tamara? Così la faccio riaccompagnare, le trovo un buon medico. Lavoravo all'università di Berlino. Mi portarono a sentire un giovane pianista che si esibiva privatamente. La casa apparteneva a Mira Samuel, che era all'epoca una famosa insegnante di pianoforte. Il giovane pianista era Walter Sachs. Mi bastò sentirlo suonare per innamorarmi di lui. Era molto bello. Ci sposammo. Lui era ebreo. Io no. Da ragazza mi chiamavo Müller. Ci dica soltanto cosa c'entra il dottor Furtwängler in tutto questo. Quello che state facendo è una vergogna! Si rende conto? Cosa stiamo facendo? Vi state comportando come loro! Che successe a suo marito, signora Sachs? Morì ad Auschwitz. In Polonia. La data esatta non la conosco. E che cosa c'entra il dottor Furtwängler? Venimmo a sapere che avrebbero arrestato mio marito entro una settimana. Non avevamo denaro, non conoscevamo nessuno. Corremmo da Mira Samuel, le chiedemmo aiuto. Lei ci disse che avrebbe cercato di fare qualcosa. Quella stessa sera ci mandò a dire
che ci dovevano trovare a mezzanotte a un certo indirizzo. Era una cantina, una volta c'era un night. Eravamo terrorizzati. Bussammo. La dottoressa Samu ci aprì e ci fece entrare. Dentro c'era solo un'altra persona. Questo è Wilhelm Furtwängler, disse. Ti sentirà suonare. C'era un vecchio pianoforte verticale, tutto scordato. Walter si sedette e suonò. Non più di 3 minuti della sonata Waldstein. Il dottor Furtwängler si alzò di colpo e disse: cercherò di rendermi utile. E poi uscì in fretta. Il giorno dopo ottenemmo il permesso ufficiale di partire. Prendemmo il treno per Parigi e fummo felici. Walter cominciò a farsi un nome. Poi nel giugno del 1940 lo portarono via. Io non sono ebrea. La ragazza mi chiamava Muller. Sì, ho questa lista. Ora mi ricordo. Lui ha aiutato ebrei e non ebrei, ecco. Ludwig Misch, Felix Rederer, Josef Krips, Arnold Schoenberg, dozzine e dozzine di persone ha aiutato Walter Sachs, mio marito. Senza dubbio il miglior pianista della sua generazione. Ne troverò altri. Continuerò a chiedere, scriverò lettere, andrò a testimoniare perché io so che cosa volete fare. Voi volete distruggerlo, non è così? Voi volete bruciarlo sul rogo? Stiamo solo cercando di trovare la verità. Ma come potete trovare la verità? Non esiste una cosa simile. Chi è la verità? I vincitori, i vinti, i morti, le vittime? La verità di chi? No, voi avete un solo dovere. Stabilire chi è buono e chi è cattivo. È tutto quello che c'è da fare. Distruggere un uomo buono adesso significa rendere il futuro impossibile. Non vi comportate come loro, vi prego. Io so di che cosa sto parlando. I buoni sono pochi e lontani tra loro. Voi dovete onorare i buoni, specialmente se sono pochi, come il dottor Furtwängler e i figli dei buoni. Come Fräulein Straub. Caspita, mi sei famosa in questa città. Voglio vederlo, vi prego. Voglio sapere se si ricorda di Walter. Voglio sapere se si ricorda quella notte che Walter suonò all'inizio della sonata Waldstein sul pianoforte scordato in vicino alla cantina di Berlino. Non adesso, Tamara. Prima dobbiamo sentire noi. Il suo benefattore lo capisce, no? Voi volete mandarlo sul rogo, non è così? Ma via, Tamara, io sono solo un ufficiale con compiti investigativi. Non posso mandare nessuno sul rogo, neanche se lo volessi. E non voglio. Gliela so. Senta, che cosa facciamo? Adesso Emmy la fa uscire dal retro e io la faccio accompagnare dal sergente Bonelli dovunque lei voglia andare. Questo è il mio numero di telefono. Eccolo qua. Voglio che lei mi chiami per qualunque cosa lei abbia bisogno, eh? Dico qualunque cosa, cibo, medicine, sigarette. Mi pare che vogliate bruciarlo. Emmy, fai uscire la signora Tamara dal retro. Grazie. Volete questa lista? Ne ho una copia. La tenga lei, Tamara, anche la copia. Grazie comunque di tutto. Cristo santo, se non lo inchiodiamo adesso. Lo inchiodiamo con tutti i santi crismi. Non capisci, vero? No, non capisco proprio. E quella era una lista di persone che avrebbe aiutato... David, lo scorso maggio io ero a Vienna.
Aveva un autista di nome Max che era stato in campo di pace. Noi guardavamo i viennesi che dopo i bombardamenti frugavano alle macerie alla ricerca di cibo mezzo marcio, qualunque cosa. Io gli ho detto, pensare che 1 milione di questi erano usciti fuori a acclamare Adolf il giorno in cui entrò in città. 1 milione erano, e guardali adesso. E Max, oh, ma non erano mica questi, maggiore. Quel giorno questi qui erano in casa a nascondere gli ebrei in soffitta. Mi sono spiegato. Il fatto è che sono tutti pieni di merda. Maggiore, se posso dirlo, credo che il dottor Furtwängler sia in un'altra categoria. Dopotutto stiamo parlando di uno dei direttori d'orchestra più famosi al mondo. Vabbè, allora te ne racconto un'altra. Prima di ricevere questo incarico, io ero al quartier generale a interrogare i prigionieri di guerra. Un giorno mi chiamano e mi dicono, Steve, conosci Furtwängler? No. E Toscanini? Certo, dico io. Bene, Furtwängler è più grande di Toscanini. Ho capito, dico io, è un maestro di banda. E non hanno riso. Avresti dovuto sentire quanto hanno riso. In Germania è una vera e propria star. Accidenti, dico io, non ne avevo mai sentito parlare. E lo sai che cosa hanno detto loro? Steve, è per questo che ci vai tu. Loro chi, maggiore? Come sarebbe loro chi? Loro, quelli che le hanno dato l'incarico, chi sono? Non ha nessuna importanza chi sono loro. Io faccio quello che devo fare. E ricordati sempre che qui abbiamo a che fare con dei degenerati. Solo questo ti devi ricordare. Visto delle cose, io con questi... Maggiore! Steve, ti prego, chiamami Steve. Non mi tratti come se io non fossi dalla sua parte. Beh, David, se lo faccio perché ancora non so da che parte stai. Bene, questo mi sembra offensivo. No! È soltanto un po' duro. Greenwood mi aveva fatto la tua stessa impressione. Quello stava sempre a cercare le prove, i fatti, la giustizia. Io cerco soltanto di inchiodare, questo basta! E ha trovato un buon mezzo di passaggio, il seggente Bonelli? Sì. Va bene. Mi fallo entrare. E non lo annunciare. Fallo entrare il master. Solita prassi, David. 2 domande e poi aspettiamo. Finalmente è arrivato il momento. Willem, non mi pare che qualcuno ti abbia dato il permesso di sederti. Siediti lì. Allora, io sono il maggiore Arnold e lui è il tenente Wills. Voglio che ti sia ben chiaro il motivo per cui sei qui. Sei stato escluso automaticamente dai pubblici uffici ai sensi della norma numero 24 del Consiglio di Controllo. Stiamo esaminando il tuo caso prima che tu compaia davanti al Tribunale degli Artisti della Commissione di Denazificazione. È tutto chiaro? Sono già stato assolto dal Tribunale di Denazificazione in Austria. Non me ne frega niente di quello che fanno in Austria. Hai capito? Ho qui il tuo questionario. Ernst Gustav Heinrich Wilhelm Furtwängler, Berlino 1886, direttore d'orchestra. E qui c'è scritto che non sei mai stato iscritto al partito. Esatto. Thank you.
non ci dici di quando ha impugnato la bacchetta con la destra per non dover fare il saluto ad Adolf e cacciargliela in un occhio? Non ci dici che ti avevano nominato consigliere privato di Prussia? Com'è possibile per uno che non era neanche iscritto al partito? Mi arriva un telegramma di Hermann Göring, allora primo ministro di Prussia, con la comunicazione che ero stato eletto consigliere privato. Non ebbi la possibilità né di accettare né di rifiutare. Dopo quei terribili avvenimenti del 38, i violenti attacchi contro gli ebrei, smisi di usare quel titolo. Magnifico, smettesti di usare il titolo. Ma quello di vicepresidente della Camera della Musica, quello lo usavi però. Ah, ma immagino che anche in quel caso tu non avessi avuto scelta. Immagino che Josef ti mandò un telegramma che diceva: caro vicepresidente! No. Non mi sembra che Josef Goebbels mi abbia mandato un telegramma. Mi fu comunicato e basta, forse per mettere, non ricordo esattamente. Non ti ricordi esattamente? Ma che diavolo? Hermann e Josef ti soffocavano di cariche, non ti pare? Uno ti nomina vicepresidente della Camera della Musica, l'altro consigliere privato. E non eri neanche iscritto al partito. Come ti lo spiego? C'era un conflitto costante fra Goebbels e Göring sul controllo della cultura nazista. Io ero semplicemente una pedina. In ogni modo io mi dimisi da consigliere privato allo stesso tempo in cui mi sono dimesso da direttore musicale della Filarmonica di Berlino nel 1934. E questo perché? Perché si dimise, dottor Furtwängler? Loro vennero al potere nel gennaio del 1933. Ad aprile io scrissi una lettera aperta ai giornali condannando quello che stavano facendo alla musica con questa distinzione tra ebrei e non ebrei. Da parte mia l'unica distinzione tra buono e cattivo. Dissi anche che gli artisti sono rari e nessun paese può farne a meno se non vuole danneggiare in maniera irreparabile la propria vita culturale. Scrissi anche che uomini come Bruno Walter, Max Reinhardt, posso averne citati anche altri, ora non ricordo, dovevano avere la possibilità di servire la loro arte qui nel loro paese. Dopodiché si dimise? No, no. Non allora, erano i primi tempi, no. Le cose arrivarono a punto di rottura quando Goebbels decise di proibire Matis der Mahler, un'opera di Hindemith. La definirono musica corrotta, ebraico, bolscevica o qualche sciocchezza del genere. Allora io di nuovo scrissi ai giornali, di nuovo li criticai. Goebbels replicò in un discorso denunciando la mia slealtà verso il regime. Fu allora che mi dimisi da tutto, semplicemente mi ritirai dalla vita pubblica e mi dedicai alla composizione, cosa che avevo sempre considerato come la mia vera vocazione. Alla fine Goebbels mi convocò e mi disse che se avessi voluto andare all'estero avrei potuto farlo, ma in nessun caso mi sarebbe stato consentito di rientrare. Sarebbe stata una vittoria per loro. Io sono sempre stato convinto che bisogna lottare dall'interno e non dall'esterno. Poi mi chiese di riconoscere Hitler come unico responsabile della politica culturale. Bene, questo era un dato di fatto e ritenni inopportuno negarlo. In cambio io chiesi che mi fosse concesso di rimanere qui e di lavorare, senza però accettare nessuna posizione ufficiale, né avrei dovuto esibirmi in cerimonia di Stato. Sono sempre stato convinto che l'arte e la politica non abbiano niente a che spartire. Davvero? E come mai allora dirigesti a uno dei loro raduni a Norimberga? No, no, diretto al raduno. Ho diretto la sera prima del raduno. Sembrano le nostre clausole scritte in piccolo nelle polizze di assicurazione. E che mi dici della grande serata il 19 aprile del 42, vigilia del 54esimo compleanno di Adolf? Dirigesti tu, non è così? Quella fu un'altra storia. Ah, ma certo. Mi imbrogliarono. Ma ero a Vienna. Stavo provando Beethoven, la nona sinfonia, quando Goebbels telefonò dicendo che avrei dovuto dirigere per il compleanno di Hitler. Fino allora ero sempre riuscito a districarmi da inviti del genere accampando impegni precedenti o malattie.
Avevo anche la fortuna che von Schirach, che allora controllava Vienna, detestava Goebbels e faceva di tutto per far saltare i suoi programmi. In precedenza mi aveva aiutato dicendo che aveva la priorità sulle mie prestazioni. Ma quella volta Goebbels arrivò dai medici prima di me. Loro si spaventavano. Anche von Schirach fu minacciato. Non ebbi alternativa che dirigere per Hitler. Von Schirach, von Schirach. Ma non si tratta di quel bando von Schirach, leader della gioventù nazista, che in questo momento si trova seduto sul banco degli imputati al processo di Norimberga, incriminato per atti contro l'umanità che prevedono la pena di morte? Insomma, ti imbrogliarono. L'imbroglio fu che fecero pressioni prima che io potessi prendere delle contromisure. Il regime non sapeva che io non mi sarei mai piegato. A me non sembra un imbroglio, a me sembra piuttosto un accordo. Non ho fatto nessun accordo! A me premeva solo mantenere la qualità della musica la più alta possibile. Questa era la mia missione e questo credo che lei non sia in grado di capirlo. Wilhelm, conosci un pianista che si chiamava Walter Sachs? No. Non ti ricordi di un pianista ebreo, allievo di una maestra? Come si chiamava la maestra? Mira Samuel. Conoscevo Mira Samuel. E non ti ricordi di un suo allievo, un pianista ebreo che ha suonato qui per te nella cantina di Berlino? Vagamente, come si chiamava? Walter Sachs. Sachs, Sachs. La sua vedova ti ha assalito un minuto fa. Ma nessuno mi ha assalito. Nella sala d'aspetto. Ma quella signora non mi ha assalito, voleva baciarmi la mano. Ah, certo, immagino perché ti fosse grata. Avevi aiutato il marito e gli avevi procurato un permesso per andare a Parigi. Come ci eri riuscito? Non ricordo, ce ne sono stati tanti. Sì, sì, lo sappiamo, di tutti i poveri cristi che hai aiutato. Ma vedi, a me interessa sapere come facevi. Chiamavi qualcuno che conoscevi. Può darsi, semplicemente non ricordo. Allora fammi indovinare, prendevi il telefono e facevi un numero. Pronto Adolf, sono Miller, come stai vecchio mio? Senti, ci sarebbe un pianista ebreo da aiutare, gli serve un permesso per andare a Parigi. Che carino Adolf, vengo a prenderlo io o me lo fai recapitare tu? Che Dio ti benedica Adolf, e hai vaffanculo lì. O magari chiamavi Hermann Udioso. Perché vedi, io penso che tu abbia fatto una. Tu hai stretto la mano a Satana e sei diventato pappa e ciccia con loro. Talmente intimo che andavi al cesso a cacare con loro e dopo gli pulivi anche il culo. Emmy, come fai a prendere appunti con le mani sulle orecchie? Emmy? Questa è Emmy Strangoli, una ragazza molto sensibile. Allora, Willem, quanti ebrei hai aiutato? Non ne ho idea. Così tanti? Non intendo difendermi esibendo dei... Posso fare una domanda? Ma certo! Quando andrai in tribunale il mio caso? E chi lo sa? Ma io ho bisogno di lavorare. Io devo guadagnarmi da vivere, sto vivendo della generosità di amici. Lo so, è dura, ma queste cose richiedono tempo. E allora, come mai? Un altro direttore d'orchestra che era stato veramente membro del partito, io credo che si fosse iscritto due volte, è stato scagionato ed ha ripreso a lavorare e io invece devo aspettare, aspettare, aspettare! Non so chi sia, non me ne sono occupato io. Perché sei scappato in Svizzera? Cosa? Perché sei scappato in Svizzera l'anno scorso? Perché ho saputo che la Gestapo stava per arrestarmi. E perché avrebbero dovuto arrestarti? Non ne sono sicuro, ma credo che fosse a causa di una lettera che avevo scritto a Goebbels per protestare per il declino della qualità della musica in seguito ai provvedimenti razziali. Ah, non protestavi per i provvedimenti razziali, protestavi per il declino della qualità della musica, ho capito bene. E come hai fatto a sapere che la Gestapo ti stava cercando? In un intervallo. Per un'improvvisa mancanza di luce in un concerto tenuto a Berlino. Albert Speer, ministro degli armamenti, mi disse: maestro, lei ha l'aria molto stanca, dovrebbe andarsene un po' all'estero. Capì esattamente quello che voleva dire. Albert Speer,
Ma non è seduto insieme a quell'altro tuo amichetto, von Schirach, sul banco degli imputati al processo di Norimberga? Ah, certo che conoscevi un sacco di alti papaveri. Sarebbe più corretto dire che un sacco di alti papaveri conoscevano me. Non fare il furbo con me, perché sembra che i tuoi amici fossero soltanto un branco e una massa di stronzi criminali. E che sappiamo che tu eri intimo di tutti quanti, tu fai una telefonata e ne prego il salto. Allora puliamoci la coscienza. Che numero aveva la tua tessera di partito? Maggiore, se lei vuol fare il prepotente con me in questo modo, si prepari come si deve. È chiaro che lei non ha idea di quanto le sue osservazioni siano sciocche e impertinenti. David, ti ricordi che ti ho detto che ci sarebbe stata una domanda a cui Willem non sarebbe stato in grado di rispondere? Bene, stai attento perché sto per fargliela adesso. Sei pronto, Willem? Guarda che tosta, Quindi prenditi tutto il tempo che vuoi prima di rispondere. Perché non te ne sei andato all'inizio, quando Adolf salì al potere? Io ho una lista di persone che fanno il tuo stesso mestiere. Bruno Walter, Otto Klemperer... Ma quelli erano ebrei. Sono dovuti andare via. Io amo la mia patria e la mia gente. Non potevo lasciare il mio paese nel più profondo abbattimento. Andarsene nel 33 sarebbe stato vergognoso. Io sono rimasto per assicurarmi che la gloriosa tradizione musicale tedesca, di cui io mi considero uno dei custodi, rimanesse intatta. Perché fosse intatta quando ci saremmo risvegliati dall'incubo. Questo era il mio dovere. Hai sentito, David? Non ha saputo rispondere. Te la faccio un'altra volta, Willem, e questa volta non darmi la solitaria fetta. Ma gliele ho dette di già le mie ragioni. E spero che lei usi la stessa severità con gli altri artisti che sono rimasti nei loro paesi. Shostakovich, Prokofiev, Eisenstein. Ecco, soprattutto Eisenstein, con quei suoi film che esaltavano la tirannide. Ma hai sentito nominare? Non sono nella mia lista. Certo, sono... russi. Russi. Russi! Pronto? Sì, glielo dico. Il maggiore Richards è fuori per lei. Ne ho abbastanza, Eva. Non sarebbe consigliato. Dottor Furtwängler, quando avevo 10 anni, mio padre, che lavorava nell'editoria, mi portò con sé in un viaggio d'affari a Berlino. Quella sera andammo alla Filarmonica. Il programma prevedeva la quinta sinfonia di Beethoven. Lei mi ha spalancato un mondo nuovo, è stato come svegliarsi da un sogno. Un bambino che si destava in un mondo nuovo. Da quel momento la musica è stata al centro della mia esistenza. L'unica forma di consolazione. E ne ho avuto bisogno di consolazione. E sono grato per questo. Anche per me è la stessa cosa. Io la ringrazio. Devo dire che gli inglesi quando vogliono sono veramente efficienti. Willem, conosci Hans Inkel? Se conosco Hans Inkel? Ma perché sempre tutti ripetono le mie domande? Se conosco Hans Inkel... Hai visto? Ha fatto il bis. Sì, lo conosco. Un essere umano spregevole. Lo sa qual era il suo compito al Ministero della Cultura? Sbarazzarsi degli ebrei nelle arti, e siccome gli ebrei erano i più validi artisti, lui non se ne stava mai con le mani in mano. Ha perseguitato anche la mia segretaria, Berta, che era ebrea, ma non voglio tediarvi con una sfilza di crudeltà e bassezza. Sì, pare proprio che parliamo della stessa persona. E lo sai che cosa ha fatto questo piccolo Berta? Ha tenuto degli schedari, 250.000 fascicoli. E lo sai che cosa c'è in questi fascicoli? Come faccio a saperlo? Allora te lo dico io. Questi fascicoli contengono, tieniti forte, Willem, i particolari di ogni artista che in questo paese ha lavorato per... Indovina per chi? Sì, hai fatto centro, Willem. Per i tuoi cari amichetti, Hermann, Josef e Adolf. Questi fascicoli ci diranno quando ciascuno di voi è entrato nel partito, chi ha collaborato e chi ha fatto la spia. Non solo, ma sono anche pieni di lettere d'amore per i tuoi compagnucci con dichiarazioni di fedeltà eterna. Mica male, eh?
Un fascicolo per ognuno di voi. Ragazzo in gamba, questo Rinkel. Vorrei andare adesso. Ah, non ci credo. Ma chi ti trattiene? Vai, vai. Abbiamo tanto di quel lavoro da fare, dobbiamo sfulciare tutti questi fascicoli. Perciò fila, ti richiameremo quando saremo pronti. L'abbiamo in pugno. David, hai visto? Appena ho nominato Rinkel, è voluto andarsene. Ragazzi, Emmy, portaci dell'altro caffè per piacere. David, vieni qui. Senti che cosa voglio che faccia. Queste sono le trascrizioni degli ultimi interrogatori che abbiamo fatto. Voglio che tu confronti le dichiarazioni che ci hanno dato questi stronzi con quello che troviamo nell'archivio IP. Abbiamo trovato la grotta di Aladino. E pensare che avevano tutto in mano i russi, eh? Sai che cosa staranno facendo adesso? Cagano la mente di rasoio! E spegni, abbassa un po' questo affare! Senti che non si riesce neanche a pensare! Quella bacchetta. La bacchetta del maestro che io rubai. Quella che lui impugnò con la destra. Si ricorda? Ma come potrei dimenticarlo? Non ci credo. Ho in mano la bacchetta che lui impugnò con la destra per non dover fare il saluto a Adolf e cacciargli la notte. Fammi vedere. Farle vedere cosa? Guardi. Muta, fammi vedere. Prendi la bacchetta. Fai finta che io sia Adolf e tu sia Fulbert. Hai la bacchetta nella destra, ma fammi il saluto lo stesso. Davvero, maggiore, non voglio... Fallo! Fallo bene. Sei magnifico in questa posa. E ho capito quello che volevi dire, per poco non me la cacciavi in un occhio. Appunto! Senta, maggiore, io vorrei chiederle un favore. Quando rivedrà il maestro, potrebbe essere così gentile da restituirgli la bacchetta? No, la prego, non gli dica chi è stato a portargliela via. Tranquillo, Helmut, sarà il nostro servizio. Nel frattempo potrebbe anche esercitarsi a dirigere. Visto che qua ci sono quasi tutti i nostri dischi. Nella nona sinfonia di Beethoven ci sono anche io. Secondo violino, no? Facile da localizzare. Ma quanto lavora oggi? In genere non riceve persone fino a quest'ora. Tutto per la causa dell'umanità, Helmut. O dovrei chiamarti 895900. Che figlio di puttana! Che figlio di puttana! Chi è il figlio di puttana? Rinkel? Aveva detto. Aveva detto che non ci sarebbero stati archivi né dossier. Aveva promesso che avrebbe distrutto il tuo dossier? E tu pensavi che non ci saremmo mai arrivati? Pensavi che non avremmo mai scoperto che tu eri l'uomo del partito nell'orchestra, l'uomo di Rinkel? Andiamo, Helmut, non fare così. In fondo è soltanto un numero di tessera. C'è un tizio che si chiama Herbert von Karajan che ne ha addirittura due. A proposito, perché secondo te si sarà iscritto al partito due volte, una in Austria e l'altra qui? Forse voleva solo fare vedere quanto ci tenesse. Avanti, numero di tessera 895900, parlami. Io ho già confessato tutti i miei peccati e mi hanno dato la soluzione. Ho capito. Ma una penitenza voi altri non me la danno. Che penitenza hai avuto? Di vivere
quel che mi resta da vivere. Oh, zitto, la tua storia mi commuove non sai quanto. Aspetta che mi asciugo le lacrime. Ho un groppo alla gola, non riesco più a parlare. Lei non sa che cosa significhi trovarsi davanti a un potere così terrificante, così immenso. Tanto che l'unica cosa che riesci a pensare è che se non potrai farne parte ne verrai divorato vivo. Lei non si immagina neppure lontanamente, non ha la più pallida idea di quanto fosse corrotto quel potere, sì, corrotto e corruttore. All'inizio censuri quello che dici, poi censuri quello che pensi e alla fine censuri quello che senti. Ed è questa la degradazione più grande, perché la volontà individuale viene completamente annullata e rimane soltanto un vuoto involucro obbediente. Nel mio caso... Nel tuo caso? Tutto cominciò quando mi accorsi di una cosa. Cioè? Che non ero il miglior violinista del mondo. Davvero? Mai e poi mai. Neppure nei miei sogni più ambiziosi sarei potuto entrare a far parte dei filarmonici di Berlino, neppure come secondo violino. Ma quando loro si sbarazzarono degli ebrei, allora sì, nell'orchestra si liberarono dei posti con gente come me. E secondo me era giusto, sì, era giusto, perché la mia famiglia è in Germania da sempre. Posso risalire fino al XIII secolo. Mi dicono che molti ebrei possono risalire anche più indietro. Io ho detto una bugia. Ma no, ma mi sorprendi. Ah, no, 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 no. Voglio chiarire tutto. Non è vero che ho avuto l'idea di entrare con la bacchetta nella destra. L'idea fu di Franz Breitner. Era il tuttofare dell'orchestra. Accidenti, ma questo cambia tutto, eh? Il maestro, con ogni probabilità, non sa neppure della mia esistenza. Un secondo violino. Perché, vede, il direttore d'orchestra è un dittatore, anche lui. Ha la capacità di mantenere l'ordine, di infondere speranza, coraggio. Perché l'orchestra è un simbolo. Basta con la filosofia, Helmut, e veniamo a cose più pratiche. Hai mai sentito parlare di patteggiamento? Tu parlavi di potere. Io ho il potere di farti trovare lavoro qui nella zona americana. Potrei addirittura darti un incarico in questo edificio domani, ma devo avere qualcosa in cambio. Questo è il patteggiamento. Devo ammettere che pensavo di trovare un bel fascicolone grasso sul maestro. Dicevo, questo qui, altro che due tessere, ne va almeno tre. Invece il dossier è pieno soltanto di lettere con la richiesta di aiutare questo o quell'altro ebreo. Infatti, dicevano che in Germania ormai non fosse rimasto più un solo ebreo che Furtwängler non avesse aiutato. Andiamo, Bennett. Io posso farti avere una lettera che ti garantisce libertà di movimento, libertà di lavorare. Sempre meglio che cercarsi da mangiare frugando fra le macerie, no? Questo è il patteggiamento. Che te ne pare come per è un antisemita, si capisce? Ma certo che si capisce! Però io devo avere dei solidi fatti. Tu devi dirmi dove cercare. Ma noi qui siamo davanti ad un uomo di genio. Vaffanculo, Ti vuoi mettere a parlare di simboli qui? Questo tizio è un tizio di facciata. Suonava il piffero, ma suonava quello che volevano loro. Lo capisci il mio significato filosofico? Io non inseguo i fisciolini. Io inseguo mobili. Forza, Helmut, dimmi almeno dove cercare, cosa cercare. Solidi fatti. C'è una lettera. Bene, le lettere mi piacciono. In un cassetto, in un fascicolo, da qualche parte. Indirizzata al ministro Bernard Drust, credo. Piena di quelle cose che sta cercando lei su Arnold Schoenberg. Un ebreo, sa di chi sto parlando? È un musicista contemporaneo. Che data ha questa lettera? Dovrei pensarci, credo che sia di prima della guerra. C'è un'altra cosa che mi sta venendo in mente adesso. Sì. Furtwängler mandò un telegramma di auguri a Hitler per il suo compleanno. Davvero? Strano, ma questa l'ho saputa da uno dei vostri. Da uno dei miei? Un caporale. L'esercito degli Stati Uniti. Sì, un ebreo. Lui troveremo il caporale e troveremo il telegramma. Diceva di averlo visto direttamente in cancelleria. Il nome ora non me lo ricordo, ma mi verrà in mente. Voglio che tu mi metta tutto questo per iscritto, Io so soltanto che loro dissero: Wilhelm, non c'è bisogno che tu entri nel partito, ma tu fa quello che diciamo noi e non avrai mai rogne di nessun genere. Per questo non siamo mai. Però mi servono prove documentali. Fai di nient'altro del genere. No, ma se mi consente, Maggiore, io penso che lei stia battendo la pista sbagliata. Ah sì? E quale sarebbe quella giusta?
Posso aiutarla, posso dirle delle cose. Qui a Berlino circolano delle voci. Io non so se siano vere, ma quando lo rivedrà, gli chieda di von der Null. Mai sentito nominare. Edwin von der Null, il critico musicale. Fu lui che stroncò Furtwängler mentre andava in brodo di giuggiole per Herbert von Karajan. Quello con due tessere del partito lo chiamava il miracolo Karajan. Il maestro si indignò e sembra che abbia fatto spedire von der Null al fronte. Stessa sorte è capitata a un altro critico musicale, Walter Steinhauser. Sosteneva che il maestro non dirigesse abbastanza musica contemporanea. Appena uscito l'articolo, immediatamente arruolato anche lui. Comodo però, eh? Non mi pare una cattiva idea. I critici ti aggrediscono e tu li fai spedire al fronte russo. Ma se vuole veramente incastrarlo, gli chieda di Herbert von Karajan. Il ragazzo prodigio. Sì, sì. Vedrà, dovrebbe fare i suoi frutti. Gli chieda di von Karajan e noterà che il maestro non riesce neppure a pronunciarmi il nome. Lo chiama solo K. E gli chieda della sua vita privata. Della sua vita privata. Ci deve essere un pezzo che si chiama l'adagio. Certo. Ecco, è quello che io voglio sentire. Tu metti il disco nel punto giusto e io ti dirò quando farlo partire. Non avrei mai creduto di vederlo ascoltare Bruckner. Si vede che mi sto ramollendo. Ci sono notizie del maestro di banda? Io vorrei che lo chiamasse dottor Furtwängler. No, non c'è, ma d'altro canto non sono ancora le 9. È nervoso, maggiore? Vorrei che tu mi chiamassi Stino. No, non sono nervosa, soltanto non riesco più a dormire bene. Tutti soli. Senti, Emmy, se preferisci non essere presente oggi quando lo interrogo, per me va bene. Temo che quello che ho da dirgli possa turbarti. Mi sembra che ti capiti di turbarti anche troppo spesso da quando lo dico. Che cosa devi dirgli, maggiore? Perché non vai a farti una bella passeggiata nel parco? Oggi è una giornata meravigliosa. A prendere appunti ci può prestare lei. Maggiore, lei mi turba quando evita di rispondere alle mie domande. E non quando... Attenzione, servizio di sicurezza, potrebbe anche perquisirti. Maggiore, una donna ha lasciato questo per lei. Una donna? E chi è? Non lo so, io ho parlato con il sergente Adams giù alla porta, mi ha dato questo dicendo di portarlo a lei. L'hai vista? Sì, ero lì accanto. E com'era? Alta, bassa, magra, vecchia, giovane? Nella media. Ah, oh, sei di grande aiuto. E che cosa c'è lì dentro? Ma non lo so, il sergente me l'ha dato dicendo di portarlo a lei. Cristo santo, non tu dovresti essere il responsabile del servizio di sicurezza di questo istituto. A me è stato detto di non aprire i pacchi destinati al personale militare. La sicurezza? Elmo, te fai funzionare quel benedetto cervello. Ma il sergente Adams mi ha detto di perquisire le persone, non di aprire i pacchi. Ecco, perché sei rimasto solo un secondo violino. Cerca di ragionare un po'. Una donna lascia un pacco per me. Tu devi essere curioso circa il suo contenuto. Per quale motivo sei il pacco destinato a lei? Perché potrebbe contenere una cazzo di bomba. Una bomba? Lei crede? Non lo so. Apri. Forza, non ti mettici una mano dentro. Sembra solo carta, maggiore. Vuotalo per te. Queste cosa diavolo sono? Sembrano delle lettere, maggiore. Forse sono lettere di ammiratori. Ricordo che quando ero... Cristo santo, Elmo, ma quali ammiratori vuoi che scrivano a me?
Emmy, per piacere, guarda un po' tu. Helmut, puoi ritornare al tuo servizio. Vai, vai. Allora? Sembrano tutte indirizzate alla signora Tamara Sachs e tutte aperte. Ma che vuol dire? Io non capisco. Maggiore, posso chiederle una cosa? La risposta è sì. Ti amo, voglio sposarti, voglio anche che tu sia la madre dei miei figli. Non necessariamente in quest'ordine. Maggiore, io vorrei sapere perché è così gentile con il signor Rode e invece così sgarbato con il dottor Curvelle. Diciamo che sono democratico. Mi piacciono i più. Buongiorno. Che succede? Pare che Tamara Sachs ci abbia mandato la sua posta. E perché? Ah, io questo non lo so, ma Emmy sta cercando una risposta. Questi sono gli ultimi. Qualcosa di buono? Ho scoperto qualche cosa che non le piacerà, Maggiore. Stavo controllando una trascrizione al processo di Norimberga e mi sono reso conto che c'è un uomo svedese, d'affari, Birger Dahlerus, che è stato chiamato a deporre al processo... Maggiore, qui c'è una lettera. È chiusa ed è indirizzata a chi può interessare. Allora aprila, potrebbe interessare noi. L'avevo detto io che quello era fuori di testa. Chi è che potrebbe leggere e mandare una lettera a chi può interessare? Alle autorità americane a Berlino. Qui ci sono più di 50 lettere a conferma di ciò che ho detto. Lettere per lo più ad opera di parenti, superstiti, vedove, amici. Persone che ora sono per la maggior parte in Inghilterra e in America. Tutte a testimoniare che Wilhelm Furtwängler è stato il loro salvatore. Poiché nessuno sa quando il caso del maestro sarà discusso e poiché inaspettatamente ho ottenuto dalle autorità francesi il permesso di residenza a Parigi, probabilmente non sarò qui a testimoniare in suo favore. Ho pertanto fatto copie di queste lettere. Anche se le distruggerete, continueranno ad esistere. Grazie, Tamara. Peccato che siano del tutto irrilevanti. Ah, e qui invece ce n'è una del dottor Curvelli. La leggo. Sì. Cara signora Sachs, grazie per la sua lettera. Sì, ricordo bene suo marito. Me ne hanno riparlato pochi giorni fa. Era veramente un bravo pianista. Il sapere della sua tragica fine mi ha molto addolorato. Beh, vabbè, che cosa dice questa trascrizione dello svedese a Norimberga? Sì, dicevo, c'è un uomo svedese d'affari, Birger Dahlerus, che è stato chiamato a deporre al processo. Sono le 9 in punto. Ho preparato una dichiarazione. Non ho intenzione di aspettare un'altra volta. Wilhelm, non mi parlare come parleresti a un secondo violino. Torna in sala d'aspetto, mettiti a sedere e attendi. La signorina Straube verrà a prenderti quando sarà il momento. Se quando verrà lì non ti troverà, ti farò portare via dalla polizia militare. Hai capito bene, Wilhelm? Cristo santo, questo stronzo pieno di arroganza. Chi cazzo si crede di essere? Maggiore. Chi cazzo si crede di essere? Si può sapere? Maggiore. Ho un favore da chiedere. Va bene. Tenete. Quando lo interrogerà, posso chiederle di trattarlo con più rispetto. Con più che? Con più che? Rispetto. Ma no, ho sentito. Rispetto. Ma stai scherzando? Potrebbe trattarsi di uno dei più grandi direttori d'orchestra del secolo e questo merita rispetto. Ah, sì, un grande direttore d'orchestra, un grande artista, tutti non fanno che ripeterne. E lo sai che cosa rispondo io? Posso immaginarlo, Maggiore. Lo sai che cosa dico che lui? Posso immaginare anche questo. David, c'è una cosa che non capisco su di te. Tu sei ebreo. Non sei ebreo? Sì, sì, sono ebreo. Ma sono anche un essere umano. Ah, un essere umano, meno male, respiro. Avevo paura che tu dicessi amante della musica. Quest'uomo, questo grande artista, ha fatto delle dichiarazioni di un antisemitismo tale che tu non ci crederesti mai. Ci sono delle lettere. Maggiore, mi faccia vedere un non ebreo che non abbia fatto dichiarazioni antisemite. E io le faccio vedere le porte del paradiso. Davide, si può sapere che cos'hai? Dove sono le tue reazioni? Dov'è il tuo odio, il tuo disgusto? Dove cazzo hai messo la tua capacità di offendere? Pensa ai tuoi genitori. E poi pensa a lui che intona Happy Birthday, Dear Al. Cristo Santo! Si può sapere da che parte stai? Allora, che cosa ha detto questo svedese a Norimberga? Non importa adesso. Probabilmente è irrilevante. Va bene. Emmy, valla a prendere.
Siediti, Elmo. Come stai? Tutto bene? Prego, accomodo. Ho due notizie per te, una è buona e l'altra è cattiva. La buona notizia è che oggi è l'ultimo giorno che mi vedi. La cattiva notizia è che devo provare degli elementi contro di te, vedere se stanno in piedi, e poi li devo passare all'autorità civile, a un certo Alex Vogel. Lo hai mai sentito nominare? Sì, l'ho sentito nominare. E che cos'hai sentito? È un burattino di Mosca, è un comunista. Sì, è proprio così. Non è simpatico, ma per il momento te la devi vedere solo con me. Desidero dire una cosa. Prego, accomodati. L'ultima volta che ci siamo visti io non ero preparato, non sapevo che cosa mi aspettava. Ma negli ultimi giorni ho riflettuto meglio e ho preso degli appunti. Voi dovete rendervi conto di chi sono. Io sono un artista e credo nell'arte. Si può dire che l'arte sia la mia religione. L'arte in generale e la musica in particolare, a mio modo di vedere, hanno la capacità di alimentare le necessità spirituali nell'uomo. Devo tuttavia confessare di essere stato molto ingenuo. Per anni ho insistito sulla assoluta separazione dell'arte dalla politica. Davvero io non mi interessavo di politica, non leggevo quasi i giornali. Tutta la mia intera vita era consacrata alla musica, perché credevo, e questo è molto importante, di poter conservare la libertà, l'umanità e la giustizia. Ma questo è veramente bello, Vida. Ma non lo dico sul serio, credimi, è molto bello. Com'è che è la libertà, l'umanità e la giustizia? Bello. Molto bello, devo cercare di ricordarlo. Però tu hai usato anche la parola ingenuo. Vuol dire che pensi di avere sbagliato, pensi che l'arte e la politica non potessero restare separate. Credo che debbano essere tenute separate, ma che non lo siano state, l'ho imparato a mia spese. E quando l'hai imparato la prima volta? Quando hai mandato il telegramma? È stato qui il segnale di resa, la bandiera bianca sventolata. Quale telegramma? Tanti auguri, caro Adolf, baci mille, o qualcosa del genere. Vedi, a me mi suona come se tu ti fossi messo in ginocchio davanti a lui e gli avessi detto: va bene Adolf, hai vinto tu, sei il primo in tutte le categorie, allora facciamo amicizia. È stato quello il momento in cui hai capito che l'arte e la politica non potessero restare separate? Non ho idea di che cosa stia parlando. Sto parlando del telegramma con gli auguri per il tuo caro amico Adolf. Non ho mai mandato gli auguri né nessun'altra forma di saluto. Rifletti bene. Non ho bisogno di riflettere. È assolutamente ridicolo. Non ho mai mandato alcun telegramma. Perché non mostra la prova al dottor Furtwängler, maggiore? Potrebbe rinfrescargli la memoria. Io quando riesco a trovarlo, forse lo ha Emmy nel suo dossier. Io non ho mai visto un telegramma così. Maggiore, se mi dice dove posso trovare questo telegramma... Non lo troverete, un telegramma simile non esiste. Ci ho provato. Riconoscetemelo, eh? Ci ho provato. Sì, Willem, ho provato a incastrarti, ma il nostro David qui è stato più veloce di me. Bella mossa, David. Bella mossa. No, non ce l'ho. Però io so che esiste, voglio dirti, Willem, che noi continueremo a cercarlo, perché guarda un po', io sono convinto che tu l'abbia mandato. E allora si sbaglia. Arte e politica. Già, arte e politica. Tu stai dicendo che le tournée che facevi con la Filarmonica di Vienna in paesi stranieri dal 1935 in poi non fossero una bella propaganda per Adolf e tutta la sua baracca? Non abbiamo mai, dico mai, rappresentato il regime quando abbiamo suonato all'estero. Ci siamo sempre esibiti come un complesso privato. Come mi sembra di averle già detto. Io non ero un direttore schierato. Ma sai una cosa? Avresti dovuto scriverle tu le nostre polizze di assicurazione. Piantala con i codicilli scritti in piccolo, perché ti avverto, quando si arriva alle clausole scritte fra le righe, io sono un esperto. Che cosa credi che pensasse la gente?
La Filarmonica di Berlino è patrocinata dal Ministero della Propaganda di Goebbels, però Wilhelm Furtwängler non è schierato, quindi l'arte e la politica sono separate. È questo che credi che pensasse la gente comune? No, non ho la minima idea di che cosa pensasse la gente comune. Ecco, perché io avevo un'intenzione sola, che è poi il vero motivo per cui non ho lasciato il mio paese, quello di dimostrare che l'arte significa più della politica. E questo comprende anche Herbert von Karajan. Io non so di che cosa sta parlando. Parlami di von der Nudel. Von der Nudel. Von der Nudel. Von der Nudel. Quanto deve andare avanti questa cosa? Wilhelm, io dico von der Nudel, dici von der Nudel, ripeto von der Nudel, ripeti von der Nudel, magari andiamo avanti tutta la giornata. Lo sai di chi sto parlando, vero? Von der Nudel, il critico musicale. Sì, lo so chi è. Non è vero che, siccome quello ti aveva stroncato mentre aveva esaltato questo giovane, questo von Karajan, dicendo che era un cazzo di prodigio, che era più bravo di te, tu l'hai fatto richiamare nell'esercito, dopodiché se ne sono perse le tracce? È una menzogna mostruosa. Sei sicuro di non aver chiamato uno dei tuoi amichetti dicendogli: ma avete letto cosa ha avuto il coraggio di scrivere? Toglietemelo di torno. Idem poi per quell'altro critico, Steinhauser. Ha avuto la faccia tosta di scrivere che io, il più grande direttore d'orchestra del mondo, non eseguo abbastanza musica moderna. Mandatela a Stalingrado. Non è quello che hai fatto, Wilhelm. Non ti piacciono le critiche, vero? Non ti piaceva che scrivessero che c'era un altro direttore più bravo di te. Basta! Non smetta di fare questi giochi con me. A quanto pare lei si diverte a prendermi in giro, ad aggredirmi con la sua prepotenza. Abbia un po' di considerazione per il mio cervello. Qui stiamo trattando di questioni che riguardano la mia intera esistenza, tutta la mia carriera. Perché vuole introdurre il nome di un altro direttore? Io non riesco a concepirlo. Allora te lo spiego. Ti ricordi quando mi hai detto che avevi dovuto dirigere per il compleanno di Adolf, che Goebbels era arrivato dai medici prima di te e che in fondo alla fine ti avevano ingannato? Sì, ed è quello che accade. No, io penso che le cose stiano andate in modo diverso. Sai, ho guardato nell'archivio Inter, ho fatto delle indagini, ho ascoltato registrazioni di telefonate, alla fine questa è l'idea che mi sono fatto. Io credo che Goebbels ti abbia detto: Wilhelm, se non dirigi tu per il compleanno di Adolf, noi chiamiamo il ragazzo prodigio, quello che tu chiami il piccolo Kappa. Lui, oltre a essere dispostissimo a dirigere per Adolf, si è anche offerto di cantare Happy Birthday in assoluto. Andiamo, Wilhelm. Riconoscilo, Kappa ti preoccupava. Ti ha sempre preoccupato. Nel 1942, a 35 anni, tu vai verso i 60. È il giovane pretendente. Minaccia il tuo trono. E Josef e Hermann sono lì a dirti: se non lo fai tu, lo fai il piccolo Kappa. Altro che arte e politica, libertà e giustizia, ti hanno colpito dove eri più vulnerabile. La giovinezza bussava alla porta e io me ne frego di quant'eri bello, di quant'eri nobile, di quant'eri meraviglioso con la tua bacchettina bianca, perché questa è la storia più vecchia del mondo. Romeo che invecchia e ha paura del giovane sfidante, il grande maestro terrorizzato dal nuovo ragazzo del podio. Avanti, Wilhelm, riconosci. Non è così che ti hanno acchiappato piano piano? Il vero motivo per cui non sei andato via quando sapevi di doverlo fare era che avevi paura! Avevi paura di essere rimpiazzato dal ragazzo prodigio, fedele membro del partito con due tessere, il brillante e geniale Kappa! Questo è completamente assurdo! Maggiore, un momento, dove va a parlare? Non ora, adesso! Non ho ancora finito. Anzi, per la verità non ho neanche cominciato, sto solo sviluppando un tema. Non è così che si dice nella musica classica, Wilhelm? Sviluppare un tema? Allora, loro hanno sfruttato la tua debolezza, va bene, è umano, è comprensibile, niente di cui vergognarsi. In fondo il piccolo Kappa aveva tutti gli attributi giusti, due tessere, era uno di loro e quasi tutti nel partito lo adoravano. Attento, ho detto quasi tutti, perché lui, proprio lui, il tuo grande amico Adolf, lui pensa ancora che tu sia il migliore, e quando dice per il mio compleanno io voglio Wilhelm, cavolo, bisogna correre e portargli Wilhelm. Allora Goebbels ti chiama e ti minaccia col piccolo Kappa. E tu hai detto: al diavolo la nona sinfonia a Vienna, la eseguirò come regalo di compleanno per Adolf a Berlino. Ecco il giochetto che hanno fatto. Ti hanno preso per le palle e hanno strizzato forte. Maggiore, io semplicemente non vedo come questa linea di interrogazione. Cosa c'è, Dave? Che cosa sei diventato adesso?
l'avvocato della difesa? E io che cosa dovrei dire? Obiezione accolta? Obiezione respinta? La linea del mio interrogatorio, avvocato, è stabilire dei motivi. Perché è rimasto? Perché ha diretto per loro? Perché è diventato il portabandiera del regime? Non per l'arte, la libertà e la giustizia, ma per insicurezza, paura e gelosia. Ma si capisce che c'è stato un complotto contro di me, la campagna. Loro controllavano la stampa, ogni parola che veniva scritta, ogni parola che veniva pubblicata. Voi avete nominato quel critico Fontenieu. Le sue osservazioni venivano guidate, incoraggiate. Loro volevano un'altra stella che prendesse il mio posto. Avevano una loro agenzia di concerti guidata da un uomo, un certo Rudolf Vedder, un essere umano spregevole. Lui era deciso di imporre caca al pubblico. Non vi parlo delle difficoltà che ho dovuto incontrare con quell'uomo, ma se vi dico che era appoggiato direttamente da Himmler, voi forse capirete. Controllavano ogni aspetto della nostra vita, manipolavano e imponevano la loro mostruosa volontà. E quando finalmente si resero conto che io non mi sarei mai piegato ai loro voleri, decisero di minare il mio prestigio. E tu non hai fatto richiamare von der Newell per quell'articolo? Ma gliel'ho detto! Ma come potevo ottenere una cosa simile? Loro avevano il potere su di lui, non io! Io non ho mai, dico mai, tentato di ridurre al silenzio i miei critici. Io considero la critica seria una parte essenziale della vita culturale. E quanto alla ragione per la mia avversione per Kafka, che voi avete avvertito, ma non è per gelosia o insicurezza, sciocchezze, ma solo per profondi motivi artistici. Ma è un direttore troppo intellettuale, non ha la misura delle sfumature. Le sue sfumature sono sempre esagerate, i suoi tempi lenti sono troppo lenti, i suoi tempi veloci sono... Wilhelm, Wilhelm, io sto cercando di seguirti, dico davvero, ma vedi, quando cominci a parlare di questioni culturali mi sono confuso, perché io sono, a dire poco, completamente privo di cultura. Così quando ti vedo, io non vedo un grande artista, io vedo un uomo qualunque. Un uomo con milioni di altri. E mi domando che cosa ce lo tenessi qui, quando qualunque altro al posto tuo sarebbe scappato a gambe levate. Che cosa ce lo fa rimanere, mi domando io. E poiché sono privo di cultura, a me tutte queste storie sull'arte che protegge la libertà, la giustizia, l'umanità, a me non mi vanno giù. Io cerco dei motivi ordinari, dei motivi che io possa capire, che i miei compagnucci possano capire. Per questo adesso voglio parlare della tua vita privata. Andiamo, maggiore, non è giusto. Obiezione respinta, avvocato, sto stabilendo il giudizio. Quanti figli illegittimi ha? Maggiore, lei esagera, che cosa c'entra questo? Lo vedrai. Hai sentito la domanda? Ho dei figli illegittimi. Come? Ho detto che ho dei figli illegittimi e non so quanti. Ah, non sai quanti? Quanti potrebbero essere? 4, 5, 6? Ti piacciono le femmine, eh? Vero, Wilhelm? Non è vero che prima di ogni concerto facevi venire in camerino una donna a cui facevi assaggiare la tua buona vecchia bacchetta da direttore? Maggiore, tutto questo è profondamente offensivo e ripugnante. Sì, lo dico anch'io. Ed è del tutto irrilevante. No, niente affatto, avvocato. Le femmine ti saltavano addosso, vero Wilhelm? Berta, la tua segretaria, ti faceva la ruffiana, ti procurava le donne quante ne volevi, tutte le volte che ne volevi. Aspetta, la prego, la smetta. No, io non la smetto. Perché vedi, se dicessi ai miei compagnucci che vivevi in un bordello quando le puttane erano gratis, loro capirebbero perché non volevi partire. Capisci, Wilhelm? Io credo che tu non sia partito perché tu eri in paradiso. Adolf in persona ti aveva offerto una villa meravigliosa dove stare e anche un rifugio esclusivo per i bombardamenti. Rifiutai assolutamente la casa quanto il rifugio. Ma non capisci dove voglio arrivare. Tu non sei rimasto qui per preservare le tradizioni musicali o perché tu pensassi che l'arte era superiore alla politica. Vedi, se io dicessi ai miei compagnucci che eri il cocco del numero uno del paese, che potevi avere tutte le donne che volevi, che vivevi in una villa meravigliosa, avevi un rifugio esclusivo e gli chiedessi che cosa avrebbe dovuto fare, andarsene o restare? Loro mi risponderebbero in coro, restare! Non è un buon argomento, maggiore. Se il dottor Furtwängler avesse veramente voluto godere tutti questi
Privilegi ne avrebbe goduto per via di chi è e di che cosa è. Sì, ci risiamo col grande artista. La sua qualifica gli avrebbe garantito qualsiasi cosa avesse voluto, ovunque avesse scelto di vivere e di lavorare. Questo vale per qualsiasi artista di prima grandezza, maggiore. Sono esemplari. Sì, ma non ne fa dei santi. Devono sempre alzarsi nel cuore della notte per andare a pisciare o no? E possono anche essere gretti e invidiosi esattamente come me. Va bene come me, ok? Capisci, Willem? Tutti dicono che grande benefattore sei stato con gli ebrei, ma io ho qui una lettera da te inviata al ministro della cultura Bernard Rust del luglio del 33, dove dici testualmente: gli artisti ebrei non hanno nessuna affinità musicale con noi e gli artisti ebrei sono dei furfanti che devono approfittarsi delle tradizioni musicali tedesche. Come ti giustifichi? Bisogna capire le circostanze. A volte, parlando con i membri del partito, uno doveva usare il loro linguaggio. Era costretto. Lo facevano tutti. Era come per il saluto uno doveva dire a Hitler. Lo facevano tutti. Ma intimamente io non ho mai pensato a queste cose. Io sono sempre stato franco nel mio atteggiamento verso gli ebrei. Maggiore, lei deve controbilanciare quelle affermazioni con l'aiuto effettivo che il maestro ha dato ai suoi colleghi. Va bene, avvocato, è il suo turno davanti alla corte. Un uomo d'affari svedese, Birger Dahlius, ha deposto al processo di Norimberga di aver avuto diversi incontri con Hermann Göring. La prima volta che incontrai Göring era impegnato in un'accesa discussione con Willem Furtwängler. Cercava invano di ottenere il permesso di conservare nella sua orchestra un concertista ebreo. Sì, 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 ricordo bene. Sostenevo la causa di Simon Goldberg, un magnifico uomo e un magnifico musicista. Era il più giovane dei miei orchestrali. Grazie a Dio scappò e io prego che sia in salvo adesso. Perché quello che dice Willem mi commuove sempre così tanto? E mi prenda una di quelle lettere alla signora Sachs e la metta. Mi prenda una casa da lei. Non riesco a decifrare la firma, ma... Prego ricordare che aiutare gli ebrei era un peccato capitale. Si veniva impiccato pubblicamente in base al solo sospetto di simili attività. Ma il dottor Furtwängler aiutava chiunque glielo chiedesse. Io attesto personalmente di aver visto centinaia di persone in fila davanti al suo camerino dopo i concerti a chiedergli aiuto. Non mandava mai via nessuno. A me ha dato denaro perché non riusciva a sfamare me e la mia famiglia. E poi mi ha aiutato a fuggire in Svezia. Ha aiutato innumerevoli persone allo stesso modo. A me non sembra tanto antisemita, maggiore. Sono atti di un coraggio enorme. Ma perché non ascolti mai quello che dico? Quante volte ti devo dire che io ero nelle assicurazioni? Credi che io non lo senta il puzzo di una polizza fasulla quando me la sbattono sotto il naso? Ma certo che ha aiutato degli ebrei, questa era la sua copertura. Vedi, Willem, io credo che tu sia stupido. Stupido, uno che prende le carte da sotto il mazzo. Eri il loro ragazzo, la loro creatura. Eri come uno slogan pubblicitario per loro. Questo produciamo, il più grande direttore d'orchestra del mondo. E tu ci stai. Magari è vero che non sarai entrato nel partito, perché la ragione è e non avevi nessun motivo di farlo. Emmy, metti quel disco. Lo sai cos'è questa? Certo che lo so. Che cos'è? L'adagio della settima sinfonia di Bruckner. Bravo! E chi dirige? Io. E lo sai qual è l'ultima volta che hanno suonato questo pezzo alla radio? Come faccio a saperlo? Allora te lo dico io. L'ultima volta che hanno suonato questo pezzo alla radio è stato quando il tuo amico Adolf si è fatto saltare le cervelle. Ascolta. Thank you.
preso una registrazione del piccolo K? Hanno preso un altro maestro di banda? No, hanno preso te. E perché? Perché tu li rappresentavi così bene. Quando è morto Satana, volevano che fosse il suo maestro di banda a suonare la marcia funebre. Tu eri tutto per loro. Maggiore, lei ha ragione. Non sono migliore di nessun altro. Io pensavo, nel rimanere qui, io pensavo, credevo di camminare su una corda da equilibrista fra la forca e l'esilio. Lei sembra biasimarmi perché io non mi sono lasciato impiccare. Io ho cercato di difendere la vita intellettuale del mio popolo contro un'ideologia perversa. Non mi sono opposto frontalmente al partito perché, come vi dicevo, non era mio compito. Ma non ho attuato neanche una resistenza attiva, perché non avrebbe giovato a nessuno. Ma non ho mai nascosto le mie opinioni. Come artista ero deciso a far sì che la musica almeno rimanesse intatta, immacolata. Vi prego di non fraintendermi, nessun artista può essere totalmente apolitico. In qualche modo deve avere una sua convinzione politica, dopotutto egli è un cittadino. Ma io, in quanto musicista, non sono un semplice cittadino. Io sono un cittadino di questo paese in quel senso eterno di cui la grande musica è testimone. Io so che una sola esecuzione di un grande capolavoro era la negazione dello spirito di Buchenwald e di Auschwitz più forte e più vitale delle parole. Quando qualcuno suona Wagner o Beethoven, gli esseri umani sono liberi. La musica li trasporta in regioni dove i torturatori, gli assassini, non possono più nuocerli. Hai mai sentito l'odore della carne che brucia? Io sì, a 4 miglia di distanza l'ho sentito. E lo sento ancora tutte le notti perché non riesco più a dormire con quel puzzo nelle narici. Tu li hai visti i crematori e le camere a gas? Li hai visti i mucchi di cadaveri mezzo putrefatti buttati in fosse gigantesche dagli uomini e le donne che li avevano scavati? Io sì, e li rivedo tutte le notti in sogno. E quando li rivedo mi sveglio urlando e so che non potrò mai più dormire tranquillamente. Tu mi parli di arte, di musica e di cultura. Mettili sulla bilancia, Willem. Metti l'arte, la musica e la cultura contro i milioni di persone ammazzate dai tuoi amichetti. Da quegli amichetti che tu potevi raggiungere per salvare uno o due ebrei quando migliaia, milioni di loro venivano annientati. È questo che metti sulla bilancia, Willem? E io ti biasimo. Ti biasimo per non esserti fatto impiccare. Ti biasimo per la tua vigliaccheria. Ti gonfiavi, ti pavoneggiavi. È il gallo che canta nell'etamaio. Poi mi parli della corda tesa fra la forca e l'esilio. Io ti rispondo menzogne. Io amo la mia patria. Io credo nell'arte. Che cosa dovevo fare? Agire coraggiosamente. Pensa al coraggio. Pensa a quello che fanno gli uomini come il padre di Emmy, che rischiano la vita, non la carriera. Cristo santo, Emmy, sto parlando di tuo padre. Sto parlando del coraggio vero. Sto parlando di rischiare la vita. Che cazzo? Mio padre è entrato nella congiura solo quando ha capito che non potevamo vincere la guerra! Maggiore, ma che razza di mondo vuole lei? Che razza di mondo vuole creare?
non capisce veramente il potere che ha l'arte di comunicare bellezza e dolore. Anche se non riesce ad ammetterlo, non crede che la musica in particolare trascenda le lingue e le barriere nazionali e parli direttamente allo spirito umano. Se lei onestamente crede che l'unica realtà sia il mondo fisico, non le rimarranno altro che resti ancora più fetidi di quelli che riempiono le sue notti. Non è giusto. Non è leale. Io dico, come facevo a sapere che cosa, di cosa erano capaci? Nessuno lo sapeva, io non sapevo che erano solo banditi atroci e depravati. Non voglio più restare in questo paese. Infatti, perché non sono venuto Helmut! Porta via il tuo amichetto e fagli vedere dove è l'uscita. Sa cosa, maggiore? Non capiremo mai. Io mi domando come mi sarei comportato al suo posto. E non sono sicuro che avrei agito coraggiosamente. E lei, maggiore? Io ho la sensazione che avremmo solo eseguito gli ordini. Io sono solo un perito assicurativo. A chi vuoi che importi che cosa penso io? Però tutti mi dicevano che il tuo uomo era qualcosa di speciale. E la sai una cosa? Non è speciale per niente. A che cosa penso? Che è, maggiore? No. Io dico che è come un prete che si è tolto la tonaca. Alex Fogel. E che ne sai tu di preti, Demetrio? Sono quello che ho letto sui libri. E cosa hai letto sui libri? Che possono essere degli esseri umani discutibili. Possono mentire, possono bere, possono fornicare, possono ingannare. Ma possono sempre mettere Dio nella bocca dei feriti. E lo sai che cosa dico che sei tu? Sì, lo so che cosa dice che sono, maggiore. Sì, ma tu sei peggio. Tu sei un liberale di merda. Non sai nemmeno cos'è giusto e cos'è sbagliato. Mi ha ringraziato e poi mi ha dato il suo biglietto da visita. Fogel, sì, non so se abbiamo prove sufficienti, però possiamo sempre fargli passare un brutto quarto d'ora. Sì, c'ho una relazione qui che è molto... Ma passa un po', lo senti che sono al telefono? Ho un giornalista americano. Si chiama Simon Lippi, è del New York Times, lui scriverà tutto quello che vogliamo. Questo salto, abbassa la musica!